Oggi siamo qui per commentare una cyber truffa molto particolare. Una truffa di quelle che fanno scalpore, tanto che la notizia si è diffusa rapidamente in tutto il mondo. A fare scalpore c'è sicuramente l'entità della truffa, ben 25 milioni di dollari. Ma anche la modalità, attraverso cioè un'applicazione sofisticata della tecnica del deepfake. Due parole per descrivere meglio il deepfake. Una tecnica basata sull'intelligenza artificiale, che consente di alterare immagini, video e audio autentici. Con questa tecnica si può ad esempio far dire qualsiasi cosa al protagonista di un contenuto video o audio, rendendo il risultato finale assolutamente credibile. Torniamo alla truffa. Un dipendente di una multinazionale riceve una email dal CFO della stessa organizzazione. In questa email gli viene richiesto di effettuare alcuni bonifici per un totale di 25 milioni di dollari. Il dipendente si insospettisce. Il CFO gli chiede infatti la massima riservatezza perché i bonifici servirebbero come passaggio finale di una trattativa segreta. Il pensiero va subito ad un tentativo di phishing. Ma è qui che scatta la seconda fase della trappola. Il dipendente viene coinvolto in una call con il CFO in questione e altri manager dell'azienda, dove gli viene confermata la necessità di concludere velocemente l'operazione. A questo punto il dipendente, tranquillizzato dalla call, effettua i pagamenti richiesti e la truffa viene consumata. Questa è almeno la ricostruzione giornalistica, basata sulle dichiarazioni di un ufficiale di polizia. Si tratta comunque di un caso destinato a fare scuola. Si tratta infatti della concretizzazione di uno schema classico di social engineering, ma che viene potenziato notevolmente dall'uso dell'intelligenza artificiale. In questo caso potenziato al punto di convincere una persona diffidente a fare un'operazione così delicata. Una persona che dopo aver visto in call quelli che sono i suoi referenti ha messo da parte ogni dubbio e ha agito di conseguenza. La cosa che non vi ho detto in modo esplicito ma che sono certo abbiate intuito è che tutte le persone apparse nella video call non erano persone reali, ma dei falsi realizzati con l'uso di strumenti di intelligenza artificiale. L'insegnamento fondamentale che dobbiamo portarci via da questo specifico caso è che oggi anche i video, così come gli audio, possono essere alterati facilmente, con strumenti che sono alla portata di tutti. E quindi è necessario aumentare il livello di attenzione e di diffidenza quando ci richiedono azioni tanto impegnative, in modo così insolito. In fondo, anche questo video è stato realizzato con tecniche basate su intelligenza artificiale, anche se in questo caso con uno scopo ovviamente di tipo etico.